Noi ci aspettiamo tanto in questa iniziativa culturale per il Capodanno cinese a Torino, in quanto abbiamo questo grande quasi bisogno di voler comunicare con la comunità torinese, quello di farci conoscere e di conoscere meglio la comunità italiana. Ci sono tante iniziative anche nuove, quindi non solo la danza del drago leone dove facciamo tutti gli anni, ma ci sono anche la mostra culturale sui 12 segni zodiacali cinesi, quindi dove tutti i cittadini possono verificare di che segno è secondo la zodiaco cinese. Poi ci sono tanti laboratori per i bambini italiani di calligrafia, di nodi cinesi, di carta ritagliata. E poi ci sono tanti incontri di musica e l'arte. Sono molto contento che le associazioni cinesi si siano riunite per offrire un panorama molto ampio di eventi e di iniziative che culminerà probabilmente il sabato 17 in piazza con il Capodanno cinese, e un grazie davvero importante che il Comune deve a queste realtà che hanno offerto questa iniziativa non solo alla propria comunità ma a tutta la città. È bello immaginare una Torino sempre più popolata di cultura che però in qualche modo diventa internazionale anche grazie alla comunità che risiedono sul territorio. Per questo io penso che forse per molto tempo ci siamo stati seduti su un capitale di cultura, di ricchezza che forse non era stato completamente considerato. Grazie a queste nuove iniziative da parte delle comunità riusciamo in qualche maniera a mettere a sistema tutta una serie di iniziative e progetti che sono assolutamente interessanti. Noi dobbiamo ritenerci fortunati e soddisfatti perché la comunità cinese di Torino, in quanto l'apporto con la pubblica amministrazione, in particolare con la città di Torino, è tra i migliori d'Italia, e da anni abbiamo sempre mantenuto un ottimo dialogo, e questo dialogo previene eventuali questioni critiche e promuove tutto l'aspetto culturale, anche linguistico, quindi corso di lingua e cultura italiana per i cinesi e corso di lingua e cultura cinese per gli italiani. Una città, una comunità cresce se tutte le sue parti crescono insieme, e quindi il dovere che ha un'amministrazione, e qui voglio ringraziare davvero tutte le associazioni che hanno voluto sottoscrivere insieme a noi questo protocollo, e che hanno anche le associazioni perché se ne sono fatte carico, sta nel costruire appunto quella che è una comunità, che deve essere una comunità più sicura, una comunità coesa, una comunità vivibile per tutti e per tutte. E se ciascuno si assume un pezzetto di questa responsabilità, e voi lo avete fatto insieme a noi, io credo che tutti possiamo dare un miglior servizio appunto alla nostra città. Io parteciperò anch'io a qualcuna di queste iniziative, lo farò con grande piacere, ma oggi sono qui soprattutto davvero per ringraziarvi per non solo questo bellissimo calendario di eventi che renderanno partecipe, sono certa, a tutta la comunità e molta della comunità torinese, ma anche per il lavoro che avete fatto in passato, che state facendo e continuate a fare insieme a noi per appunto la comunità che tutti rappresentiamo.